buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, io già sono pronto, già mi sono vestito perché tra un po' dovevo fare alcune commissioni molto molto importanti e quindi devo uscire urgentemente perché mi verranno a prendere. Se riesco devo passare da Acquestapone perché dovrei prendere qualcosa per andare a pulire bene bene il divano in pelle. Io sto utilizzando vari prodotti tra cui quello della Dual Power, se non mi sbaglio, con il quale mi sto trovando bene. Poi ho preso anche quello della Nuncas, però volevo qualcosa che andasse a nutrire un po' meglio il mio divano, anche perché ormai è abbastanza datato. Sto pensando addirittura di andarlo a cambiare, però sarebbe un peccato perché comunque è ancora buono, non ha neppure un graffio, si è mantenuto davvero molto 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 bene, come vi dico da sempre, e ha sempre il suo fascino. Però l'unica cosa che mi rendo conto che in questo ambiente forse sta non proprio benissimo per quanto riguarda proprio la visione da dietro del divano, in quanto messo a centro stanza ovviamente si vede in questo modo. Infatti avevo pensato di andare a mettere qualcosa qui, ma sto ancora decidendo, anche perché non ho intenzione di cambiare il divano proprio in questo periodo. È un'idea che ho a lungo termine per completare proprio tutto quanto il soggiorno, questa zona living, però in questo momento non è una priorità assolutamente, perché sarebbero dei soldi davvero buttati. E visto che io ho fatto un po' tutto questo restyling della casa in maniera molto molto ridotta, perché come vi ho detto già in altri video, ho fatto un restyling e non una vera e propria ristrutturazione importante, nonostante abbia fatto i bagni, nonostante abbia ricoperto il pavimento, però non ho fatto degli interventi proprio molto molto forti strutturali, proprio per andare a contenere le spese che già sono state altissime. Però il divano credo che per adesso lo lascerò così, però nel futuro vorrei mettere sicuramente un modello modulabile che non abbia il vincolo di un angolo o di una chaise longue, perché ovviamente questo divano era progettato per la mansarda e nella parte bassa c'era questa chaise longue che andava a chiudere, quindi a formare quest'angolo accogliente nascondendo la parte bassa. Ovviamente qui c'è un'altra soluzione di arredamento e quindi ho dovuto riadattare un po' quello che avevo, e per adesso va più che bene così. Infatti sono sempre indeciso se andare ad acquistare un giorno un divano in microfibra, in ecopelle oppure in tessuto. Da un lato forse sono più semplici da pulire perché sfoderabili, però dall'altro lato mi sono trovato così bene con questo divano, con questo tipo di pelle, perché una pelle primo fiore di buona qualità, abbastanza spessa, che in realtà non mi ha dato mai problemi, sia con bambini, sia con feste, sia con persone che hanno anche convissuto con me e che non hanno trattato benissimo proprio questo divano. Però fino adesso devo dire che non mi ha mai dato problemi. L'unica cosa è che, essendo un modello tipo Chesterfield, ha due scomodità. La prima è che se si va a fare un taglietto è un po' difficile andare a recuperare una zona, perché se il divano è liscio si va a rattoppare meglio tutta quanta la zona. Se invece in questo modo un po' puntellato diventa un po' antipatico e forse si rischia di andare a rifare tutto quanto il divano da capo, cioè a farselo riprendere tutto da capo. E in più per la pulizia è un po' scomodo perché si va ad annidare un po' più lo sporco, si vede poco, vi dico la verità, lo sporco su questo divano si vede davvero poco nonostante sia bianco. Però non essendo liscio ovviamente potete ben capire che lo sporco si annida molto molto di più. Io ovviamente non lo pulisco ogni settimana, lo pulisco tipo quando ci sono delle feste, tipo una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, anche perché i divani in pelle non devono essere troppo 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 stressati. E poi non mi ha dato grandi problematiche anche per quanto riguarda proprio la visione dello sporco, cioè non è che si vede lo sporco appena vi sedete oppure dopo alcuni giorni di utilizzo. Però ovviamente in questa zona molto ventilata, soprattutto quando vado ad aprire le finestre, la polvere entra, la terra circostante entra, perché è molto molto ventilata questa zona qui, quindi può capitare che si fa quella patina leggera di sporco. Però io ho trovato la mia quadra per andare a pulire i divani in pelle, lo aspiro tutto quanto e vado ad utilizzare i panni classici per la polvere tipo Swiffer per intenderci, spruzzo
spruzzati di un qualsiasi prodotto. Ne uso abbastanza durante la pulizia, anche perché li utilizzo proprio come se fossero dei panni usa e getta, quindi faccio una seduta con un panno, un'altra con un altro e butto quelli che poi si sono andati a sporcare. Non vado ad utilizzare più un solo panno di quelli là puliti classici, tipo in microfibra per andare a pulire, ma con questo metodo del panno Swiffer mi trovo molto 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 bene. Ad ogni modo, mi avete consigliato tantissime volte i vari prodotti per la pelle, Nuncas che ho già utilizzato, che però mi è piaciuto meno rispetto, vi ripeto, a quello della Dual Power. Ad ogni modo, sto sempre alla ricerca di questi prodotti molto molto più semplici da utilizzare per pulire il divano in pelle, anche perché bisognerebbe in realtà utilizzare sempre due prodotti, quello detergente e poi quello invece ravvivante e protettivo, perché a volte quelli ravvivanti e protettivi, che hanno anche la funzione del detergente, non sono proprio il massimo. Io preferisco due prodotti separati, uno per andarlo tra virgolette a ingrassare, un altro per andarlo a detergere, un po' proprio come la nostra pelle. Comunque io adesso scappo, altrimenti faccio tardissimo, e noi ci vediamo dopo. Rieccomi tornato a casa, sono passati pochi secondi per voi, qualche oretta invece per me. Vi voglio far vedere quello che ho preso, perché dobbiamo fare un regalo, il classico regalo di compleanno che cerchiamo di fare tutti quanti insieme, onde evitare di andare a prendere 10.000 cose diverse. Abbiamo pensato di unire le nostre forze finanziarie per andare a fare un regalo unico. In realtà questa volta però sono più regalini messi insieme, questa volta su Zalando. Magari vi lascio qualche foto, qualche immagine, se mi ricordo, di durante questo montaggio. Filippo, ricordati. Comunque abbiamo preso una tuta della Nike, una classica tuta Nike FC. È una tuta, in realtà è una tuta da calcio, però mi piace la vestibilità, mi piace che è quasi tutta quanta nera, e quindi abbiamo voluto prendere una tuta che potesse andare bene per lo sport, per la palestra, ve la lascerò sicuramente da qualche parte, e che abbia una buona vestibilità, anche abbastanza elegante. Quindi abbiamo preso una tuta semplice, e in più abbiamo preso anche questa maglietta, questa t-shirt nera sempre della Nike, che purtroppo non vi apro. Anche di questa spero di lasciarvi un'immagine, e anche di questi altri regalini vi lascerò un'immagine, perché altrimenti non posso andarli ad aprire. Quindi in questa bustona qui è tutta quanta azzurra, che in realtà, ragazzi, ho trovato anche a caro prezzo. Queste buste così di carta un tempo costavano pochissimo, invece adesso dai cinesi ho notato che anche le buste di carta sono aumentate. È diventato difficile anche fare un regalo, me ne rendo conto, ma non pensiamoci e andiamo avanti. Abbiamo preso anche questa volta però su Amazon l'iClip. Non so se voi conoscete iClip, magari vi lascio anche di questo un'immagine da qualche parte. Un po' simile a quel portafogli che vi feci vedere io della Moero, se non mi sbaglio, che va a estrarre le carte da solo. In questo caso io abbiamo preso la versione di iClip che può contenere l'AirTag. Infatti, a parte, gli abbiamo preso una confezione di AirTag. Questi sono i classici dispositivi Apple che potete agganciare ai portachiavi, li potete mettere nel portafogli, li potete mettere nello zaino, nella borsa, in ogni cosa che volete tenere sotto controllo. Quanto questi sono dei veri e propri tag che possono farvi ritrovare i vostri oggetti. Quindi, visto che la persona in questione ha l'iPhone, gli abbiamo preso una confezione da 4 di questi qui, perché uno andrà all'interno dell'iClip che già è predisposto proprio per contenere l'AirTag. Quindi nel caso in cui si allontana dal portafogli oppure perde il portafogli, attraverso il suo iPhone e viceversa può controllare dov'è appunto il portafogli, a quale distanza, se lo sta perdendo, eccetera. Stessa cosa anche per le chiavi, quindi ottimi questi dispositivi qui. In questo caso Apple, ma ce ne sono anche di varie altre marche, tipo Filotag. E in più abbiamo preso anche una confezione, sempre su Amazon, di portachiavi che hanno proprio l'alloggio per mettere l'AirTag. Questi non sono marchiati Apple, perché quelli Apple costano davvero tantissimo, e sono dei classici portachiavi dove andare a inserire uno di questi, e poi lo stesso lo può agganciare a uno zaino, alla borsa del lavoro, eccetera, 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 anche alla borsa della palestra, insomma a tutte queste
quelle cose, quegli oggetti, anche se gli AirTag si possono inserire direttamente in un portafogli non predisposto, perché hanno la forma di una monetina, quindi lo potete mettere davvero ovunque. Ma questi qui sono proprio dei portachiavi specifici che possono andarli a contenere e che potete agganciare davvero ovunque. Quindi adesso vado a buttare tutto in questa bustona. In più ho preso anche dai cinesi, perché mi mancava, questa rotellina qui per andare a fare le chiacchiere, perché credo che in questi giorni andrò a fare anche delle chiacchiere. Non avevo questa rotellina così e quindi l'ho presa in volata dai cinesi, ma non è che mi piace proprio tantissimo, però non potevo andare a girare ancora in altri negozi, anche perché oggi dovrei riuscire e andare a fare altre commissioni e scapperà sicuramente una visitina tipo Casanova, perché c'erano delle offerte. Però onde evitare di dimenticarmene per l'ennesima volta, ho detto me la ritrovo davanti, vuol dire che la devo prendere e basta. Quindi ho preso questa, la prima che veramente mi era comparsa davanti. Io vado a mettere il tutto a posto e noi ci vediamo dopo o più tardi, non lo so. E rieccomi qua. Sempre pochi secondi sono passati per voi, invece per me sono passati almeno 4-5 ore. Stavo andando a rimontare le tende con Claudia, mi sto facendo aiutare da Claudia, perché voglio rimontare le tende in quanto le ho lavate. L'altra volta ho postato su Instagram una foto in cui vi facevo vedere mentre appunto levavo queste tende, perché dovevo andarle a lavare, poi le ho lavate dopo almeno 3-4 giorni, però sono andato a levarle totalmente e volevo andare anche a mettere un po' di ordine dietro al divano. Infatti ho spostato un po' il divano perché qui dietro avevo un sacco di cose accumulate da compleanni, festività natalizie. Infatti qui c'è tutto un macello che devo andare a riordinare. Penso tra stasera e domani mattina il grosso lo andrò a fare. Qui ci sono anche dei palloncini, quelli che avete visto nella festa di compleanno che è stata fatta a Capodanno, che in realtà sono andato a conservare anche perché c'è una semplice scritta Happy Birthday e mi sembrava brutto andarla a buttare, perché questi qui potrebbero essere riutilizzati di nuovo per qualsiasi altra festa, visto che qui si fanno sempre feste. In realtà queste tende dovevano essere anche stirate, ma non l'ho fatto perché sono 4 tende, non mi andava assolutamente. Poi fuori al terrazzo ci tengo poco che siano proprio stirate al meglio, però mi rendo conto che così non dovrebbero assolutamente stare. Ecco perché stavo pensando, infatti mi stavo consultando con Claudia per questa cosa qui. Mi sono spostato di qua, altrimenti Claudia non si riesce a muovere con la scala. Stavo pensando, infatti ne parlavo proprio con Claudia, stavo pensando di andare ad acquistare un ferro da stiro verticale. Fatemi sapere voi se lo avete e se effettivamente è efficace, perché io ci credo poco che questi ferri da stiro verticali siano efficaci, soprattutto sulle tende. Ma visto che a memoria così mi ricordo che con qualcuno di voi o qualcuna di voi ho parlato proprio di questa cosa in direct su Instagram, perché molti di voi utilizzano questi ferri da stiro verticali proprio esclusivamente per le tende, poco per i capi, qualche volta qualche camicetta da andare a stirare così alla buona, però soprattutto per le tende. Quindi fatemi sapere voi se c'è un modello di ferro da stiro verticale che potete consigliarmi, che già avete testato e che è davvero buono. Sono disposto a pagare qualsiasi cifra, veramente come se fosse un riscatto da pagare, pur di non andare a stirare ogni volta le tende, quindi appendendole dovrebbe essere un po' più semplice questa cosa. Fatemi sapere quindi un po' la vostra esperienza in merito, quale tipologia di ferro da stiro mi consigliate, altrimenti dovrei proprio cambiare tipologia di tenda. Ad ogni modo, io ho visto che ho fatto vari giretti oggi, non vi ho portato con me perché non ho portato proprio la videocamera, vi voglio far vedere quello che ho acquistato da Casanova e da, oddio non mi ricordo più, da Unieuro.
Allora mi sono riseduto in questa postazione, ormai faccio solo video vlog, chiacchiericce, eccetera, eccetera, eccetera. Me ne rendo conto, ragazzi. Infatti noto anche, come mi ha fatto notare qualcuno, dalle visualizzazioni, dagli iscritti che calano, che purtroppo i miei video non vengono più seguiti come prima. Devo ancora dare questa cornice che ho preso sul sito di Desenio a una persona per andarla a regalare. Ormai si fanno solo regali. Comunque dicevo, io me ne rendo conto, però ragazzi, purtroppo è un periodo davvero full per tanti motivi, tante cose. Diciamo che da un anno a questa parte ho sempre meno tempo. Cerco di fare dei video proprio per non abbandonare il canale, anche perché ho stretto un bellissimo rapporto con voi e mi dispiace andarlo a distruggere così e a buttarlo nel nulla. Quindi perdonatemi se tutti i miei video ultimamente sono diventati un po' più monotoni, ma purtroppo, ahimè, questo passa il convento e io questo condivido con voi. Ad ogni modo, sono stato da un euro perché aveva delle offerte veramente vantaggiose, ancora aveva dei saldi per quanto riguarda le cose di casa. C'è un reparto, almeno nel mio Unieuro, nel negozio Unieuro vicino la mia città, che ha un reparto con dell'oggettistica per la casa. In questo reparto ha anche le varie teglie da forno, eccetera, e aveva queste in offerta, molto molto carine, molto molto anche economiche, perché ognuna di queste a cerniera le ho pagata circa 7 euro. Sono della marca Gioia Home Natura, mai sentita in realtà, per una cottura sana e naturale, tortiera rotonda, apribile e antiaderente, in acciaio marmorizzato con coperchio. Ecco, è questa qui da 26 centimetri che mi serviva, perché queste qui io le consumo come il pane, soprattutto perché si vanno a graffiare. Quando la parte in teflon è graffiata, ragazzi, andatela subito a buttare. Questa è proprio pratica e comoda. Infatti, se trovate su Amazon, acquistatela anche a un buon prezzo, oppure se vi trovate da un euro, andatela ad acquistare, anche perché, guardate, ha il coperchio. Non l'avevo mai visto una cosa del genere, e quindi ho detto adesso le prendo, perché queste sono davvero, mi sono davvero molto utili. Quindi si va ad aprire con il coperchio, volete andare a portare tipo una cheesecake, di solito in questa teglia qui si fanno le varie cheesecake, si vanno ad aprire al momento se le portate da qualcuno, e con il coperchio sono davvero molto 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 comode. E poi ho preso anche, sempre della stessa linea, della stessa marca, sempre Gioia Home Natura, questa qui è fatta a cerniera ed è da 28, sia ciambella sia normale, quindi anche questa molto molto comoda, si può mettere addirittura anche in lavastoviglie. Una cosa molto comoda, perché non tutti i tegami, non tutte le tortiere si possono andare, quelle antiaderenti si possono andare a mettere in lavastoviglie. Comunque, nel caso in cui vi trovo qualcosa su Amazon, ve lo lascio sotto nelle info. Ed è la stessa linea, perché mi servivano, ho preso queste teglie rettangolari antiaderenti, sempre in acciaio marmorizzato, 43x29. Ne ho prese 3, anche perché anche queste erano in offerta tipo al 50% tutto, quindi sono andato a pagare circa 7 euro, 6,90 euro, 6,50 euro. Adesso i prezzi con precisione non me li ricordo, però più o meno i prezzi sono quelli. Ho voluto prendere queste teglie, che io di solito non utilizzo tanto per la pizza, perché utilizzo per la pizza quelli là un po' più grandi, quelli neri scuri che mi vedete sempre utilizzare nei miei video, quelli abbastanza grandi, molto più profondi, e per la pizza sono scomodi, però li utilizzo sia per la pizza che per altre cose, lasagne, carne, insomma per tantissime preparazioni. Quelli sono molto molto più grandi, però queste le ho volute prendere anche perché, a parte le pizze che si possono andare a fare dentro, un po' piccoline per quelle che faccio io, però per la pasta sfoglia oppure per andare a fare i biscotti, ogni volta metti leva, queste qui per i biscotti sono davvero eccezionali. Quindi ho preso anche 3 di queste qui e sono rimasto contentissimo di aver fatto questo affare. Infine,
altro affarone con dei bicchieri, perché ragazzi, a parte i bicchieri che avete visto che ho messo a Natale, che quelli classici che metto sempre, tutti gli altri, tra cui anche questi che ho messo a Natale nella tavola di Capodanno eccetera, alcuni di quelli si sono andati a rompere, altri li ho spaiati perché molti si sono rotti durante le feste, è sempre così, e quindi non volevo assolutamente andare a spendere altri soldi e tanti soldi per dei bicchieri. Mi sono piaciuti tantissimo questi qui che ho preso da Casanova, è un servizio da 12, 6 acqua, 6 vino, e in realtà non so ancora dove andare a mettere, perché ovviamente non ho più spazio sia per le tortiere, per le teglie eccetera, veramente non ho più spazio in casa, perché per tortiere, cose per torte eccetera eccetera, ho un sacco, magari qualche volta vi faccio vedere, ho un sacco di tegami, teglie per da plum cake, insomma veramente ho tutta la parte di sopra della cucina che vedete nei video, ho tutte teglie, tortiere, tegami, quadrati, rettangolari, perché quando facevo il cake design ho preso un sacco di queste teglie e cose per andare a cucinare le torte. Comunque ho preso questi bicchieri molto molto belli e neppure troppo fini, li ho pagati circa 12 euro e qualcosa ogni confezione da 12, quindi 6 acqua, 6 vino, ragazzi, un prezzo veramente eccezionale, erano scontatissimi da Casanova e li ho presi, anzi prendeteli pure voi se li trovate, perché davvero sono molto molto belli e possono essere un'alternativa free quando volete fare una tavolata. Quindi c'è la versione per l'acqua così e poi l'altra per il vino con lo stelo a calice praticamente, e mi piaceva perché sono differenti e hanno questo contrasto che secondo me è molto molto carino. Poi sicuramente in vari altri videoblog ve li farò vedere, praticamente la coppia è fatta in questo modo ed è inusuale vederli insieme fatti così. Li ho preferiti perché gli altri classici già ce li ho, invece questi qua possono declinarsi tranquillamente su una tavolata un po' più moderna, con dei piatti quadrati che ho. Se volete utilizzare solo i bicchieri per l'acqua, se volete utilizzare solo i bicchieri per il vino, insomma molto 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 versatili, e quindi li ho voluti acquistare. Ne ho acquistate due scatole, ovviamente mi sono fatto il servizio da 12 e sono rimasto davvero contentissimo per il prezzo, perché almeno è l'unica cosa che ho visto che non è aumentata in questo periodo. Ecco la polvere che ha fatto fare le macchie in fronte come al solito. Ad ogni modo io voglio concludere qui questo video, anzi seguitemi anche su Instagram perché così vedete anche la foto che ho postato tempo addietro della veranda senza le tende, molto più bella ragazzi, veramente bellissima, c'era quella luce particolare che mi ha fatto innamorare di questa casa, che purtroppo con le tende messe non è il massimo, però ahimè per una questione di privacy, come vi ho detto prima, non posso non andarle a mettere, in quanto sotto quel post, sotto quella foto, tutti quanti mi avete detto no Filippo non le mettere, non le mettere, io non le metterei proprio, infatti sto decidendo se lasciarle sempre aperte, chiuderle giusto all'occorrenza, però per una questione proprio di privacy secondo me andrebbero messe. Qualcuno mi ha pure detto va bene ma tanto tu fai i video quindi che te ne importa, sì ok, però lo decido io quando farmi vedere e quando no, perché voglio dire, se si passa una serata con altre persone mi sembra poco carino che devono avere gli sguardi puntati addosso. Fatemi sapere anche voi se avete spazi in casa che devono essere celati dallo sguardo altrui, se vivete con dei palazzi di fronte, come avete risolto per quanto riguarda la privacy, fatemi sapere un po', soprattutto se abitate magari in una villetta con i vicini un po' impiccioni. Io fortunatamente ho degli ottimi vicini, quindi non mi lamento, almeno per questa cosa qui, per le altre cose vabbè, dovremmo scrivere proprio una Bibbia, ma non pensiamoci e andiamo avanti. Vi ricordo che se non siete iscritti a questo canale e avete piacere, iscrivetevi. Noi come sempre ci vediamo al prossimo vlog, fatemi sapere se preferite i vlog, se preferite altri tipi di video, fatevi sentire come sempre nei commenti, perché io vi leggo sempre, a volte vi metto solo un cuoricino, però vi leggo sempre tutti e davvero vi ringrazio per tutto il tempo che mi dedicate sia qui su YouTube
YouTube sia su Instagram. Sembra scontato, ma non lo è. La vostra vicinanza, quando andate a scrivermi un messaggio, a mettermi un like, la sento, ma non per fare numero, proprio perché si sente proprio il vostro calore e il vostro affetto. Poi dei numeri, dei like, eccetera, ce ne importa ben poco. La vita è fatta di relazioni umane molto profonde, come quelle che ho con voi. Alla prossima, ciao!